Devo mettermi al lavoro subito perché tra poco fa buio. È tutto marcio. Guardate quanta corteccia di betulla, questa mi farà molto comodo. È veramente tosta solo col seghetto del Victorinox. Ho il fuoco. Sì. Nel frattempo continua a piovere. È fradicia sta legna. Non funzionerà mai. Non si vede più niente, raga. Raga. Ho perso il senno. Scusa, com'è che mi hai chiamato? Non ho capito bene. Non so dove diavolo sto andando. Si sta spegnendo. Ho fame, sono disidratato e non riesco a parlare. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Oggi voglio mettermi alla prova con una nuova sfida di 24 ore nel bosco. Ne ho già portate diverse qui sul canale, ma questa sarà particolarmente impegnativa. Dovrò passare la notte qui, nella foresta, avendo con me solamente un coltellino multiuso, mezzo litro d'acqua e tutto ciò che sono riuscito ad acquistare con un budget di soli 30 euro. Sono già sul posto e non vedo l'ora di mettermi in moto, anche perché fa molto freddo e ho bisogno di scaldarmi. Prima però andiamo a vedere nel dettaglio quali sono gli oggetti che utilizzerò in questa sfida. Un Victorinox Fieldmaster e una borraccia con circa mezzo litro d'acqua sono l'equipaggiamento fisso, mentre per quanto riguarda l'equipaggiamento opzionale, con 30 euro sono riuscito ad acquistare un telo di plastica occhiellato 3 m x 5. L'ho pagato pochissimo, circa 5 euro, quindi sarà di qualità infima e dovrò fare attenzione a maneggiarlo. Per una sola notte dovrebbe essere più che sufficiente. Una mazzetta di cordino di canapa da 60 metri, che mi riporta ai bei tempi dello scautismo. Il miglior cordame da battaglia a buon mercato, 5 euro. Un rotolo di pluriball da imballaggio, che ho pagato più del telo, circa 9 euro. Spero di aver fatto la scelta giusta. Una coperta di emergenza, 5 euro sicuramente ben spesi. Una barretta energetica, 2 euro, perché il cibo non è fondamentale in questa situazione, ma sicuramente aiuterà molto. E un accendino con dei gattini, perché in realtà sono un tenerone, al costo di 2 euro. Adesso sono gasato per la sfida, vedrete che tra un po' comincerò a soffrire e mi passerà la voglia di scherzare. Dovendo passare la notte nel bosco senza attrezzatura da campeggio e con temperature che probabilmente arriveranno sotto lo zero, la mia principale preoccupazione sarà proteggermi dal freddo. Lo scopo di questa sfida è mostrarvi come oggetti di uso comune e dal costo contenuto possano trasformarsi in efficaci dotazioni di sopravvivenza se opportunamente sfruttati. In questo caso, ad esempio, utilizzerò il telo impermeabile ed il cordino per allestire un rifugio di fortuna che mi proteggerà dal vento e dalla pioggia. Il pluriball servirà ad isolarmi dal terreno freddo e l'accendino ad innescare un fuoco che mi riscaldi durante la notte. Prima di iniziare, ragazzi, ho un messaggio molto importante per voi. Questo video è stato prodotto con il semplice scopo di fare dell'intrattenimento, pertanto non deve essere inteso come una guida su come sopravvivere e non dovete assolutamente imitare ciò che vedrete. Considerate che si tratta di una simulazione effettuata in condizioni controllate, che io sono abituato a dormire da solo in posti isolati e che mi alleno regolarmente per questo tipo di esperienze. In ogni caso non sarà una gita di piacere, quindi ho con me uno zaino con tutta l'attrezzatura convenzionale e se stanotte qualcosa non mi convince abbandono la missione e tiro fuori il sacco a pelo. A casa sanno esattamente dove mi trovo e cosa sto facendo e dato che il cellulare prende ed è completamente carico posso chiedere aiuto in qualsiasi momento qualora mi servisse. Più chiaro di così, ragazzi, si muore, mentre oggi il nostro obiettivo è sopravvivere, quindi state con me. Lasciate che vi mostri quale sarà lo scenario di questa gita scolastica. Una spettrale foresta del nord Europa a dicembre. Umida, fredda e buia. Una cosa che sicuramente gioca a mio vantaggio è che il bosco è misto. Ci sono vari tipi di alberi, ciascuno con una diversa peculiarità. Gli abeti sono pieni di rami secchi e asciutti che mi saranno molto utili per accendere il fuoco. Sentite, ve lo faccio sentire nel microfono. Avete sentito? Riproviamo con questo. Sentite il rumore. Quando fa questo rumore qua, questo schiocco, significa che il legno è bello secco. Questa è betulla. La corteccia è estremamente infiammabile e brucia benissimo, anche se è bagnata. Il faggio è un legno duro, se riesco a trovare dei rami che non siano completamente marci e a metterli sul fuoco mi scalderanno a dovere.
ho trovato un posto che mi sembra idoneo per accamparmi. È discretamente pianeggiante, c'è una buona disponibilità di legna e soprattutto ci sono in giro diversi rami dritti e lunghi. E questo mi fa venire in mente un'idea. Questa notte voglio un rifugio che sia il più chiuso possibile, perché sicuramente si metterà a tirare vento e potrebbe anche piovere. Avendo a disposizione un telo rettangolare e dei pali belli lunghi, potrei provare a costruire un tipi e magari accendere il fuoco dentro. Se riesco sono a cavallo, potrei anche riuscire a dormire per qualche ora. Adesso mi metto al lavoro perché qua il tempo vola e devo pure fare legna. Questo è ancora buono. Questo qua. No, questo no. Forse c'è qualcosa laggiù. Lo vedete? Messo per traverso. Mi procuro 5 o 6 pali dritti della lunghezza approssimativa di 3 metri. Gli alberelli morti rimasti in piedi sono l'ideale perché il legno ha avuto modo di seccarsi senza rovinarsi e quindi sono abbastanza sicuro che il palo abbia conservato una certa robustezza. Scelgo delle betulle perché rispetto agli abeti hanno il tronco bello pulito e quindi non mi devo mettere a perdere tempo a togliere i rami. Faccio tutto con il coltellino svizzero. È veramente tosta solo col seghetto del Victorinox. Però ragazzi, quanto taglia! Per essere così piccolo è una bomba. Altra cosa indispensabile da fabbricare sono dei picchetti che mi consentono di ancorare saldamente a terra il mio rifugio. Uso un ramo di faggio sufficientemente dritto, tolgo la corteccia per assicurarmi che il legno sia ancora robusto, realizzo la punta, la faccio quadrata in modo che abbia una migliore presa nel terreno, pratico la tacca utilizzando il seghetto e la lama del Victorinox e per finire smusso leggermente la testa. I pali ce l'ho, i picchetti pure, è ora di tirare sul tipi. Sto pensando di spostarmi di qualche decina di metri dove il bosco è più fitto, perché mi sembra un po' più riparato. Devo osservare bene e riflettere prima di montare il tutto. Nel frattempo mi brontola la pancia perché ho fame e si è messo a piovere, quindi sì, ok, devo riflettere, ma devo riflettere in fretta. Innanzitutto realizzo un treppiede legando 3 pali in maniera molto semplice, qualche giro di cordino e un paio di strozzature, in questo modo. I restanti pali andrò semplicemente ad appoggiarli. Non è un capolavoro dell'estetica, ma è abbastanza solido e farà il suo dovere. L'idea è quella di accendere il fuoco all'interno per creare un ambiente riscaldato. Ho il pluriball che fungerà da materassino, ho la coperta di emergenza, dovrei riuscire a passare la notte senza morire di freddo. Il fumo dovrebbe uscire da sopra, dico dovrebbe perché è la prima volta che costruisco una roba del genere e sto pregando perché funzioni. Ho messo una busta di plastica per salvare la videocamera, così sopravvive anche lei. Nel frattempo continua a piovere, mi sta bagnando tutta la legna.
sono abbastanza demoralizzato perché non vuole smettere di piovere. Ho messo in salvo un po' di legna, ma non è sufficiente. E stando così fermo mi sto raffreddando, specialmente i piedi. Ho sperato che smettesse, ma nel frattempo il tempo corre, sta facendo buio e penso che dovrò uscire a raccogliere legna sotto la pioggia, perché altrimenti non ne ho abbastanza per tutta la serata ed eventualmente anche per stanotte. Se si fa buio è un casino perché non ho la frontale. O meglio, non posso usarla in questa sfida. Ho solo il faretto a LED della videocamera. E non va bene per andarsene in giro per la foresta di notte. Visto che ho poca legna, volevo aspettare ad accendere il fuoco, ma sapete che c'è? Ho cambiato idea. Lo accendo subito perché ho bisogno di fare un po' di luce qua dentro, ho bisogno di asciugarmi i vestiti e in generale di tirarmi un po' sul morale. In questa foresta è consentito bivaccare, ma non si possono accendere fuochi a terra. Per questo motivo ho portato la mia stufetta da campeggio, solo il sotto, senza il coperchio. E la canna fumaria la utilizzerò come braciere. Non mi sarà di alcun aiuto nella sfida, mi servirà solamente per tenere circoscritto il fuoco e non rovinare il terreno. La buona notizia è che il tiraggio dell'aria è perfetto, il fumo fuoriesce tranquillamente dalla cima del tipì e qui dentro fa anche abbastanza caldo, si sta bene. La brutta notizia è che non smette di piovere e io comunque devo uscire per andare a recuperare dell'altra legna, approfittando dell'ultimissimo barlume di luce rimasto. Si vede più niente, raga. Sono tornato indietro seguendo il fuoco. Sto diventando scemo per tentare di asciugare questa legna. Ho fatto una piramide di pali che tra un po' mi cascheranno tutti addosso o prenderanno fuoco. Questo qua sta già lì lì per accendersi.
passato le ultime 2 ore a tagliare, ad asciugare legna e ad alimentare il fuoco, cercando di non pensare a quanto sto morendo di fame e al fatto che a quest'ora potrei essere comodamente adagiato sul divano di casa mia insieme alla mia ragazza, invece che in questa foresta umida, fredda e dimenticata da Dio. Ma non bisogna perdersi d'animo perché dove sta? È arrivato il momento della barretta. Sto con la colazione stamattina. Ho bevuto solo 2 sorsettini d'acqua oggi pomeriggio. Eccola qua. Raw bite. Voglio gustarmela. È fredda. È ghiacciata come il cuore nero di questa foresta. Raw bite. Da paura. Sto una crema, tranquilli. Ci bevo pure un goccetto d'acqua insieme. Bevo 2 sorsetti e mi lascio qualcosa eventualmente per dopo. Lello, senti se ti piace sta sfida. Devi stare 24 ore da solo nel bosco, ti puoi portare solamente un coltellino multiuso, mezzo litro d'acqua e tutto quello che riesci a comprare con 30 euro. Io lo sto facendo adesso e sto soffrendo tantissimo, e però oltre che soffrire io stesso mi piace vedere soffrire anche gli altri. Quindi ci stai? La fai? Ovviamente devi fare un video poi da mettere sul tuo canale. E se mi mandi subito la risposta, la metto nel mio video, così vediamo se ti riconoscono dalla voce. Scusa, com'è che mi hai chiamato? Non ho capito bene. Comunque, mi piace sta sfida malata. Ho un buco di un paio di giorni, quindi potrei accettare. L'unica cosa è che mi devi spiegare bene sti 30 euro come spenderli, altrimenti lo sai che me ne esco con un polpo o qualcosa del genere. Ci sto, dai. Mi sa che avrete 2 video. Sì, ho questo vago sospetto. Sono ridotto a togliere la corteccia a ogni maledettissimo pezzo di legno per cercare di farlo bruciare dignitosamente. È tutto il giorno che smacino e inizio a essere veramente stanco. Però almeno mi sono mantenuto in movimento e quindi sono rimasto caldo. Temo per dopo, quando dovrò mettermi fermo, sdraiato per dormire. Infatti adesso vi faccio vedere un attimo come intendo organizzarmi per la notte. Dato che fa un freddo bestia, il terreno è ghiacciato. Se io mi sdraiassi semplicemente a terra, senza niente, il mio corpo comincerebbe a perdere calore tramite una modalità chiamata conduzione, ossia per semplice contatto. Il calore si trasferirebbe spontaneamente da me verso il terreno. A quel punto comincerei ad avvertire una spiacevole sensazione di freddo e non riuscirei a chiudere occhio. Non potendo utilizzare un materassino da campeggio progettato per questo scopo, ho scelto una roba a buon mercato che ci si avvicina abbastanza. Il pluriball è formato da tante piccole cellette contenenti dell'aria, e l'aria è un ottimo isolante dal punto di vista termico perché ha una conducibilità termica bassissima. Ho a disposizione un rotolo abbastanza lungo, sovrapponendo più strati dovrei avvicinarmi alle prestazioni di un materassino da campeggio, almeno spero. La coperta di emergenza serve per riflettere il calore, molto semplicemente. Quindi mi ci avvolgo e spero che faccia il suo lavoro.
Ho improvvisato una torcia con della corteccia di betulla per andare a recuperare un po' di legna. Non so dove diavolo sto andando. Si sta spegnendo. Nottata da incubo. È veramente difficile dormire a queste condizioni. Il pluriball, devo dire che ha isolato abbastanza bene, ma addosso ho avuto freddo. D'altra parte fanno poco più di 0 gradi e una coperta d'emergenza non è sufficiente. Mi salva dall'ipotermia, quello sì, ma dormire bene è tutta un'altra storia. A una certa ho riacceso il fuoco, ma la legna è mezza marcia, quindi non dura niente. Ho fame, sono disidratato e non riesco a parlare. Sarebbe bellissimo se qualcuno mi venisse a prendere e mi portasse a casa in braccio. Ah, che bello sarebbe. Invece no, dovrò tornare col treno. Mi scambieranno per un senza tetto. È stata un'avventura tosta, ma piena di soddisfazioni. Sono riuscito a cavarmela e ad accendere il fuoco nonostante la pioggia, e gli oggetti che ho scelto hanno fatto effettivamente il loro lavoro. Si sono dimostrati utili nel passare una notte non comoda, ma sicura. Direi che questa sfida si è conclusa con successo, quindi cominciamo subito a pensare alla prossima. Vi lascio da qualche parte, qui in schermata finale o sotto in descrizione, il link del video dell'altro youtuber coinvolto in questa sfida. Anche se penso che a questo punto avrete capito di chi si tratta. Grazie infinite ragazzi per essere stati con me. Lasciatemi qui sotto un commento per farmi sapere se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo presto.